intende prendere in moglie la qui presente Finori Valentina? Sì. Intende prendere il marito il qui presente Toti Gabriele? Sì. Dichiaro in nome della legge che siete uniti in matrimonio. Lui la mascherina scura con la fascia tricolore. Lei rifinita in pizzo, sullo stesso stile del vestito. Siamo a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove questo lunedì mattina a sposarsi civilmente e in maniera distanziata è il sindaco della cittadina della calzatura. Nozze previste da mesi, che però, anche come segno di speranza, gli sposi non hanno voluto rinviare. Se non sarà la cerimonia che avevamo sempre desiderato, poi ci sarà modo di farla, magari con gli amici, la festa, però l'importante era sposarsi, quindi sì, non l'avremmo rinunciato per niente al mondo. Ma gli sposi possono stare vicini. L'idea anche che il virus non può fermare tutto, l'idea che comunque si va avanti, si guarda all'oggi, si guarda al futuro e lo facciamo così. Il vestito è arrivato da lontano, è arrivato dall'Inghilterra perché adesso è tutto chiuso qui da noi. Quindi l'hai visto online? Sì, l'ho visto online, l'ho preso. E la mascherina, insomma? E la mascherina è un regalo di una signora che l'ha fatta a mano. Insomma, l'amore vince. L'amore vince, sì. Viva gli sposi. Grazie. E alcuni cittadini, appunto, della comunità sono usciti a fare la spesa e si sono ritrovati al matrimonio del sindaco. Una foto, sì. Bellissimi siete, ci fate commuovere. Anche noi. Signore, avete chiesto il permesso per venire al matrimonio? No, la strada di là. Un segno di speranza. Sì, ma poi no, insomma, il nostro sindaco. Matrimonio ai tempi del coronavirus. Anche questo ci voleva. Auguri. Poi l'hai fatto.